L'alluminio è naturalmente green e i suoi imballaggi sono tutti riciclabili al 100%. Lattine, scatolette, vaschette. Fai anche tu una corretta raccolta differenziata. Garantisce il consorzio CIAL. Dalla redazione di Internazionale, io sono Claudio Rossi Marcelli. Io sono Giulia Zoli e questo è Il Mondo, il podcast quotidiano di Internazionale. Oggi vi parleremo dell'Austria e dell'eredità di Gianni Agnelli e poi della nuova copertina di Internazionale e della strage di Bologna. È giovedì 26 settembre 2024. Was erwarten Sie jetzt von mir? Die identitäre Bewegung ist nicht verboten. Ja, damit ist sie nicht rechts. Alles, was nicht verboten ist, ist nicht rechts. Ich kenne keine Aussage der Identitären, dass man sagt, wir wollen die Demokratie abschaffen. Ja. Ich kenne keine Aussage, dass man sagt, wir wollen die Gewaltenteilung nicht haben. Und ich kenne keine Aussage, wo man sagt, wir sehen Gewalt als legitimes Mittel. Domenica si vota per il rinnovo del Parlamento in Austria. In testa ai sondaggi c'è il Partito della Libertà, una formazione di estrema destra con posizioni anti-islamiche e vicine alla Russia. Nell'estratto che avete sentito, il suo leader, Herbert Kickl, difende il movimento identitario austriaco, uno dei tanti gruppi di estrema destra del paese, dicendo che la sua esistenza non è vietata dalla legge e non fa male a nessuno. Se il Partito della Libertà vincerà le elezioni, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale l'Austria sarà governata dall'estrema destra. Ne parliamo con Stefania Mascetti, editor di Europa ed Internazionale. E domenica 29 settembre in Austria si vota per eleggere il nuovo Parlamento. Secondo i sondaggi, queste elezioni saranno vinte probabilmente per la prima volta dal Partito della Libertà, FPÖ, un partito di estrema destra, euroscettico, anche se è improbabile che otterrà la maggioranza assoluta nel Nationalrat, che è la Camera Bassa del Parlamento. Dovrà probabilmente allearsi con chi arriverà poco dopo di lui. Secondo i sondaggi ci sarebbero il Partito Popolare, distaccato di poco, a cui appartiene il cancelliere uscente. Poi ci dovrebbero essere i socialdemocratici, i liberali e i verdi. Ci sono poi altri partiti che potrebbero qualificarsi per qualche posto. Come tocco di colore c'è il Partito della Birra, guidato da un cantante punk. Poi c'è il Partito Comunista, che in realtà dagli anni 50 non ha nessun deputato. Quindi, insomma, questi partiti dovrebbero trovare un accordo per formare una coalizione, ma sarà un lavoro non facile. Quali sono stati i temi chiave di cui si è discusso in Austria durante la campagna elettorale? La campagna elettorale ha avuto al centro vari temi. Prima di tutto, direi quello sulla sicurezza, soprattutto quando ad agosto la polizia ha sventato il tentativo di un attentato che sarebbe dovuto avvenire durante il concerto di Taylor Swift a Vienna. E quindi questo evento ha chiaramente riportato il dibattito pubblico sul controllo delle frontiere, sul pericolo del terrorismo, sull'immigrazione incontrollata, eccetera. Un altro tema è stato quello del costo della vita. L'inflazione è sempre stata molto alta in Austria, dove praticamente da 2 anni è ferma al di sopra della media europea. Il costo degli affitti, il costo della vita in generale sono stati dei problemi molto sentiti per l'elettorato. Un terzo tema è la questione della dipendenza dell'Austria dal gas russo. Vienna dipende ancora fortemente dalle importazioni russe, circa l'80%, e quindi viene messa in discussione tutto il suo rapporto con Mosca. Infine, direi che negli ultimi giorni ha tenuto banco il tema del cambiamento climatico dopo il passaggio del ciclone Boris, che ha causato alluvioni e disastri, inondazioni in cui sono morte varie persone in tutta l'Austria, e quindi hanno, diciamo, rimesso il clima in cima all'agenda elettorale, un tema che non è esattamente vicino appunto all'FPÖ, piuttosto magari invece ad altri partiti. Comunque ecco, su questi quattro temi si è molto dibattuto, soprattutto negli ultimi tempi di campagna. Parliamo del partito che secondo i sondaggi quindi vincerà probabilmente queste elezioni, cioè il Partito della Libertà. Che storia ha questa formazione politica e qual è il suo programma? È un partito di estrema destra, direi uno dei più antichi d'Europa, fondato nel 1956, fondato da un ex funzionario nazista dell'SS. In realtà fino alla metà degli anni Ottanta era stato relativamente moderato, poi ha virato radicalmente verso destra sotto la guida di Horg Haider, che è stato uno dei leader più, insomma, che ha fatto più discutere anche a livello internazionale. In realtà il partito ha già governato 2 volte, perché è stato partner di minoranza in 2 governi di coalizione con il Partito Popolare.
due governi durati comunque poco, soprattutto a causa di alcune lotte interne che hanno portato al crollo di queste coalizioni e alle dimissioni anche del leader. Ora il partito è guidato proprio da un ex ministro, l'ex ministro dell'interno, Herbert Kickl, e ha un programma nazionalista, anti-immigrazione, ostile all'Islam, fermamente euroscettico. Già dal suo slogan, il suo programma, Fortezza Austria, Fortezza della Libertà, si capisce un po' quali sono i suoi obiettivi, quindi ridurre al minimo i servizi per i migranti regolari, bloccare i ricongiungimenti familiari, promuove la remigrazione, come già succede in Germania con l'AfD, quindi delle espulsioni su base etnica o nazionale. In più, in politica estera, si oppone alle sanzioni europee contro la Russia, e questo riavvicinamento verso la Russia è proprio quello che potrebbe metterla in difficoltà nella formazione di un governo, per esempio, con i popolari. A questo punto, se il Partito della Libertà vincerà davvero le elezioni, che tipo di governo potrebbe emergere? Sì, ricordiamo che i sondaggi lo danno intorno al 30%, quindi comunque deve allearsi con un altro partito. Il partner più naturale sembra essere quello del Partito Popolare, a cui appartiene l'attuale cancelliere Karl Nehammer, che attualmente ha escluso la sua partecipazione a un governo guidato da Kickl, che considera troppo radicale, ma potrebbe invece partecipare a un governo con l'FPO, d'altronde hanno già governato insieme. Su alcuni punti i due partiti coincidono. Entrambi effettivamente vogliono un controllo maggiore sul mondo dell'informazione, entrambi ritengono utopiche alcune misure per la difesa del clima, entrambi hanno un forte legame con le vecchie tradizioni austriache, entrambi non vogliono sentirsi dire niente da Bruxelles, non vogliono intromissioni dell'Unione Europea nella vita austriaca. Le differenze vere tra i due sono nella politica estera e di sicurezza. Kickl vorrebbe posizionare l'Austria contro l'Unione Europea, contro la NATO, contro l'Occidente, cerca un collegamento con la Russia di Putin. In pratica quasi vorrebbe creare una catena di fortezze Europa, dall'Ungheria fino alla Repubblica Ceca, passando per la Slovacchia e l'Austria. Mentre invece chiaramente il Partito Popolare è molto più moderato, anche lo stesso presidente austriaco ha sottolineato che potrebbe non essere obbligato a nominarlo cancelliere in caso di vittoria. Comunque l'animosità tra i due è stata evidente anche nell'ultimo confronto prima dell'elezione, quindi viste queste divergenze dopo le elezioni di domenica ci potrebbero volere settimane se non mesi per vedere la formazione di un nuovo governo. D'altronde è un fenomeno che abbiamo visto accadere anche in altri paesi europei negli ultimi anni. Grazie Stefania Mascetti. Grazie a voi. Maisa Moroni, foto editor di Internazionale, racconta la copertina del nuovo numero. Una serie di articoli ripresi dal quotidiano libanese L'Orient Le Jour, dal periodico britannico London Review of Books e dal quotidiano israeliano Haaretz compongono la copertina di questa settimana sugli attacchi israeliani in Libano. I bombardamenti del 23 settembre hanno ucciso intere famiglie e hanno spinto decine di migliaia di persone a scappare verso nord. Gli attacchi sono proseguiti anche i giorni successivi e hanno provocato centinaia di morti e migliaia di feriti. Quando lavoriamo sulla stretta attualità, come questa volta, di solito pubblichiamo fotografie di news che raccontano gli eventi e che rendono l'urgenza della notizia. Questa settimana, per costruire un racconto visivo di questi giorni, abbiamo usato in copertina 6 foto diverse. Un sostenitore di Hezbollah disperato durante il funerale di alcune vittime delle esplosioni dei cercapersone. Una famiglia intera in fuga dai bombardamenti israeliani nel sud del Libano, stretta su una sola motocicletta. Il fumo causato dalle esplosioni nei paesi libanesi di Arab Salim e Zaftar. Un palazzo distrutto da un raid israeliano nella periferia sud di Beirut. E una bara coperta con la bandiera di Hezbollah tenuta da decine di persone. Fronte libanese è la nuova copertina di Internazionale.
La Procura di Torino parla di un piano criminoso per sottrarre l'ingente patrimonio al fisco italiano e l'eredità da 800 milioni di euro di Marella Caracciolo, la moglie di Gianni Agnelli, morta nel febbraio di 5 anni fa. Per IPM viveva in Italia almeno dal 2010, ma risultava residente in Svizzera solo per aggirare la tassazione italiana. Nei giorni scorsi la Procura di Torino ha disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di più di 74 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità di Gianni Agnelli. Il provvedimento riguarda i fratelli John Lapo e Ginevra Elkan, il commercialista di famiglia e presidente della Juventus Gianluca Ferrero e il notaio svizzero Urs Robert von Grundingen, accusati di frode fiscale e truffa ai danni dello Stato. L'ipotesi è che i fratelli Elkan abbiano escogitato un sistema per non pagare le tasse in Italia su beni, trust, quadri e gioielli ereditati dopo la morte della nonna Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli, nel 2019. È l'ultima tappa della lunga disputa sull'eredità di Gianni Agnelli, che vede contrapposti Margherita Agnelli, figlia di Gianni, e i suoi 3 figli. Ne parliamo con Stefano Feltri, giornalista economico che scrive la rubrica Micro su Internazionale. La Procura di Torino ha ottenuto un sequestro di 74,8 milioni nei confronti dei 3 fratelli Elkan, che sono John, Lapo e Ginevra. Il più noto ovviamente è John Elkan, che è l'erede di Gianni Agnelli, il presidente di Stellantis, della Juventus, a capo del gruppo Gedi, insomma il più importante imprenditore italiano. Questa notizia è abbastanza epocale perché è un atto molto aggressivo da parte della procura che viene validato da un giudice nei confronti della più importante dinastia italiana, arriva in coda, diciamo, come nuova puntata di una vicenda giudiziaria, societaria che si trascina da 20 anni e da un dramma familiare che riguarda il rapporto dei 3 fratelli Elkan con la madre Margherita Agnelli, che è ancora di più lunga durata. Ha fatto molto discutere questo sequestro, anche perché nel tentativo di congelare questi beni, che nell'ambito di una causa che sostiene appunto che siano state sottratte somme al fisco italiano, vengono congelati, appunto sequestrati, per evitare che vengano in teoria sottratti, ci sono alcune cose nella lista delle carte giudiziarie che fanno, diciamo, abbastanza impressione, come quadri di Andy Warhol, gioielli, orecchini che valgono decine di milioni di euro. Questi sono i beni elencati appunto verso i confronti dei quali si dispone questo sequestro preventivo, e quindi, diciamo, uno spaccato anche nella ricchezza materiale, non soltanto finanziaria, di questa famiglia. Al centro di questa intricata vicenda c'è la residenza di Marella Caracciolo, moglie di Gianni e madre di Margherita Agnelli, in Svizzera. Perché? Cosa c'entra con l'eredità? Ma la storia comincia molto tempo fa, comincia con la morte di Gianni Agnelli il 24 gennaio del 2003. In quel momento, va ricordato, la Fiat era un'azienda sull'orlo del fallimento, viene preso il suo posto da Umberto Agnelli, che poi muore anche lui, e quindi nel 2004 inizia la fase contemporanea della Fiat, cui John Elkan è l'erede designato da Gianni Agnelli, Luca di Montezemolo il presidente e Sergio Marchionne l'amministratore delegato. In quella fase la gigantesca famiglia Agnelli, che è molto ramificata, molto composta, arriva a un accordo di successione che muove dalla premessa che la Fiat è un passo dal fallimento. Margherita Agnelli accetta un accordo transattivo di oltre 1 miliardo di euro per essere, diciamo così, liquidata, cioè prende questi soldi ed esce dalla famiglia. Invece che avere quote societarie e rimanere tra gli azionisti della Fiat, ottiene soltanto i soldi. Poi la Fiat viene salvata da Sergio Marchionne, da John Elkan, da Montezemolo, si fonde con Chrysler e arriva fino a oggi a diventare quello che è Stellantis, ma anche un gruppo che ha dentro Ferrari, che ormai vale il doppio di Stellantis. Ecco, Margherita Agnelli a un certo punto inizia a contestare quella spartizione, dice che non era stata equa, che le erano state nascosti dei soldi, nascoste l'entità del patrimonio. Negli ultimi 2 anni ha trovato come leva per far saltare quell'accordo un aspetto apparentemente marginale, cioè il fatto che Marella Agnelli, la moglie ed erede di Gianni Agnelli, non fosse veramente residente in Svizzera, ma avesse passato più tempo in Italia che nella sua residenza svizzera dichiarata. Questo perché è rilevante? Perché la successione è stata gestita dal diritto svizzero. Quindi se Marella non era veramente residente in Svizzera, la successione impostata alla sua morte non è veramente valida, e quindi i passaggi delle quote societarie
che mettono John Elkann a capo della catena che giù arriva a controllare tutte le partecipate non sono validi e va ridiscusso tutto. Che cosa vuole Margherita Agnelli? È interessata quindi proprio all'assetto societario? Sì, sì, Margherita l'ha reso esplicito anche in alcuni interventi pubblici che la partita vera di questa storia è il controllo di una società che si chiama Dicembre e che è la cassaforte di partecipazioni a monte della galassia societaria degli Agnelli Elkann. Ovviamente stiamo parlando di una madre che fa causa ai figli, con John Elkann, persona molto riservata, che ha dato qualche mese fa un'intervista ad Avvenire in cui ha raccontato di tensioni e abusi o violenze o comunque situazioni molto difficili dentro la famiglia che datano addirittura all'infanzia dei tre figli che Margherita ha avuto da Alain Elkann prima di separarsi e poi costituire una nuova famiglia. Quindi c'è un dramma familiare, ma c'è una vicenda societaria che riguarda il controllo di quella che è, per quanto non più completamente italiana, ma di quella che è la multinazionale legata all'Italia più nota, cioè l'ex Fiat, oggi Stellantis. Questa è la vera posta in gioco, che passa, tra le altre cose, per la residenza di Marella Agnelli e quindi per l'inchiesta della Procura di Torino che contesta ai fratelli Elkann di aver nascosto delle somme al fisco italiano legate appunto a dove stavano i beni oggetto di questa successione. A questo proposito, in questi giorni si è parlato anche di due trust alle Bahamas. Che cos'è un trust? Ma i trust sono gli strumenti che usano le persone molto ricche per gestire i propri soldi. Sono sostanzialmente dei fondi, come se fossero dei bauli del tesoro, che vengono controllati da chi detiene la chiave. Quindi non sono nominalmente intestati, non sono trasparenti, non è sempre chiaro almeno chi è il beneficiario ultimo. Spesso ci sono degli intermediari che li gestiscono e possono essere usati per le più svariate ragioni, da quelle lecite, per esempio quando qualcuno viene nominato in una carica in cui ha un conflitto di interessi, mette tutte le partecipazioni in un trust per farle gestire a qualcun altro, oppure possono essere usati per finalità meno lecite come nascondere proventi al fisco o altre. Nel caso degli Elkann, per quello che ho capito io, almeno leggendo le carte giudiziarie, non viene contestata l'esistenza di questi trust, viene contestato il fatto che al momento della successione i fratelli Elkann non avrebbero pagato tutte le tasse sui rendimenti che questi trust avevano generato, cosa che poi infatti genera il fatto che loro adeguano alcune loro dichiarazioni dei redditi recenti, mi pare, del 2023. Chiaramente chi ha una, diciamo, ricchezza paragonabile a quella che era della famiglia Agnelli non la gestisce come le persone normali tenendo i soldi sul conto corrente e ha uno stuolo di commercialisti che a seconda delle valutazioni possono essere considerati molto bravi a ottimizzare l'imposizione fiscale oppure aiutare a evadere il fisco. Secondo la procura di Torino, che indaga anche i commercialisti, queste operazioni erano illecite, non erano soltanto abili mosse per districarsi tra le legislazioni fiscali di vari paesi. La richiesta di sequestro della Procura di Torino arriva in un momento già difficile per John Elkann e per la holding di famiglia. I lavoratori del gruppo Stellantis hanno appena proclamato uno sciopero generale per il 18 ottobre. Sì, è una situazione abbastanza complicata per John Elkann e il resto della famiglia, perché ci sono i lavoratori che scenderanno in piazza per chiedere sostanzialmente una politica industriale di supporto al settore, ma dall'altra parte c'è un governo che invece fa pressione proprio su Stellantis perché produca di più in Italia, addirittura produca 250.000 auto in più ogni anno, che è una cosa abbastanza difficile da fare. E quindi in mezzo c'è un gruppo che è abbastanza in difficoltà, tanto che si sono anche diffuse voci su una possibile cambio dell'amministratore delegato Tavares. Poi John Elkann ha molte altre partecipazioni, quelle più note sono la Juventus, che ha un momento anche quello non banale, e il gruppo Gedi, che controlla il quotidiano Repubblica, che pure è in sciopero in questi giorni. Quindi insomma è un momento in cui la situazione complessiva è difficile e certo la vicenda giudiziaria crea una tensione fortissima. Grazie a Stefano Feltri. Grazie a voi. Il podcast della settimana consigliato da Jonathan Zenti, autore e produttore di podcast che scrive per la rubrica Suoni su Internazionale.
Su un evento storico come la strage di Bologna del 2 agosto del 1980 sembra difficile avere ancora qualcosa da dire dopo 44 anni di processi, depistaggi, assoluzioni, condanne, libri, film e documentari. La strada che ha scelto Slow News per realizzare il suo podcast 10 e 25, la vera storia dietro la strage di Bologna, è stata quella di affidare la ricerca e il racconto a due esperti provenienti da due discipline diverse. Gabriele Cruciata è un giornalista investigativo, mentre Dario De Santis è uno storico e archivista. Insieme hanno costruito un archivio digitale avvalendosi di un software di intelligenza artificiale e hanno provato a cercare conferme alle teorie emerse in questi anni. Hanno messo in discussione alcuni fatti dati per certi e soprattutto, seguendo il percorso dei flussi di denaro, hanno portato alla luce nuovi elementi che fino ad ora non erano emersi o che erano stati sottovalutati. L'inchiesta però non si occupa solo dei fatti, ma anche delle storie delle persone che alle 10.25 del 2 agosto del 1980 sono state travolte, direttamente o indirettamente, dall'esplosione di una bomba della quale, per quanto se ne sia parlato, sappiamo ancora troppo poco. 10.25 di Gabriele Cruciata e Dario De Santis, prodotto da Slow News, su tutte le piattaforme di ascolto. Dalla redazione di Internazionale per oggi è tutto. Scriveteci a podcast@internazionale.it o mandate un messaggio vocale al numero che trovate nella descrizione del podcast e dell'episodio. E per ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio, iscrivetevi al podcast. L'appuntamento con il mondo è domattina alle 6.30.